settimana in cui siamo legati al fair play, la non violenza, quindi non potevamo non ospitare anche pochi giorni dopo quello dell'attentato terroristico alla redazione l'autore di questi bellissimi quadri, Derby uguale sport, Giorgio Ceccarelli. Grazie Giorgio di essere qui con noi. Giorgio, ti presenti da solo? Ti presenti da solo e spiego un po' i tuoi quadri. Ti ringraziamo intanto di aver partecipato questa serata, grazie. Grazie a voi dell'invito e sono felice di essere qui perché ho intenzione di proporre un'iniziativa molto importante e molto utile per gli italiani. Io sono presidente di due associazioni, una è Lo Papà, portando una maglietta così ci facciamo una foto ricordo, che è per tutti i papà, quelli buoni chiaramente, perché ce ne sono molti che non sono buoni. E poi l'altra associazione, che forse la conoscete di più, Figli Negati, l'associazione Genitori Separati, una delle più famose al mondo perché tra le tante iniziative organizziamo la Marcia Mondiale dei Papà, l'unica nazione al mondo che organizza da 13 anni la Marcia Mondiale. L'ho portata a Vienna con gli austriaci e a Parigi con i francesi, quindi è un evento mondiale che lo rifacciamo il 22 marzo a Roma in collaborazione con la Maratona di Roma. Ho fatto questo quadro perché la violenza nello sport, io ho copiato l'urlo di Munch, chiaramente, ho fatto l'urlo di papà, della mamma, dei nonni, dei figli, tutti, poi per estensione sono andato nello sport, nel calcio, perché purtroppo nel derby ci sono persone che ci hanno lasciato la vita per una partita di pallone. Però io ho giocato a calcio fino all'interregionale, un anno con Chinaglio ho giocato addirittura, quindi so cosa vuol dire la passione, lo sport, vedere lo sport, praticarlo. E per me un quadro esprime più sensazione, più convinzione di tutte le parole che uno può dire ogni giorno. Allora, quel lì c'è Totti e Chinaglia, ho fatto l'emblema della Lazio e della Roma, e con la scritta sulla maglietta no razzismo e no violenza. Perché allo stadio si deve andare perché il derby, il cuore del derby è uguale al cuore dello sport. Quindi non bisogna mai andare oltre perché la partita è bello seguirla anche in famiglia, portare i bambini piccoli con le bandiere, con le trombette, insomma, quello è il vero sport e quello dovrebbe essere il vero derby. Allora, dovrebbe essere quello, però uno se lo augura sempre. Purtroppo vediamo che già da piccoli sono cresciuti con la mentalità di dover far male all'avversario. Ti volevo chiedere, hai trovato degli scontri positivi da quando hai messo in piedi queste due associazioni? Beh sì, guarda, io ho cominciato dal fine anni 90 e abbiamo fatto più di 100 manifestazioni di piazza ovviamente, con proteste, e l'affido condiviso del 2006 è uscito fuori, non per caso ma perché noi l'abbiamo chiesto con proteste di piazza. Abbiamo portato migliaia di persone di tutta Italia, anche fuori dall'Italia, che venivano a Roma. Ho premio ogni anno il papà dell'anno, abbiamo premiato anche il Batman, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quello si arrampicò su Buckingham Palace e fece il giro del mondo, io lo invitai a Roma, telefonai a Costanzo e disse guarda, io amore, io non ho i soldi per pagare tutte queste spese, se tu paghi tutto io porto a Roma un premio e poi rimandiamo indietro. Sì, ci penso io. Venne a Roma vestito da Batman, non so, eravamo migliaia a Roma a farsi la foto con Batman, perché si era arrampicato, e non lo sanno tutti perché sui giornali succedono le cose ma non nei dettagli, lui si era vestito da Batman perché erano 4 anni che non vedeva due figli, l'ultima volta che li aveva visti erano andati al cinema a vedere Batman, quindi lui aveva vinto una marea di udienze, sentenze favorevoli a lui per rivedere i due figli e la moglie non glieli faceva vedere. Un giorno è uscito fuori di testa e detto basta, adesso voglio il mio figlio, i miei figli vedano il padre che è un vero papà, che li ama, gli vuole bene, li pensa, e si arrampicò su Buckingham Palace. Cioè io mi commossi tantissimo con tutti gli altri e pochi giorni dopo al Colosseo ci vestimmo tutti da Batman e il New York Times ci mise un articolo, un servizio, che anche i papà italiani si erano vestiti da Batman per aiutare quel papà che era il papà di tutti, ovviamente. Io penso molte donne, soprattutto le mamme, le donne amano di più il papà che i maschi, che amano più la mamma, ma quanti papà fanno delle cose belle per le figlie, per i figli in generale ovviamente, ma per le figlie in particolare hanno il debole di protezione, quindi la figlia in genere tende ad amare più il padre, il maschio tende più ad amare la madre, in generale è così, ma non sempre. E noi invece vogliamo che i veri papà, anche quelli che non sono veri papà, lo diventino con il nostro esempio. È una delle grandi vittorie che abbiamo ottenuto, e voi non sapete,
che quando uno si separa e c'ha i figli a scuola, se il genitore affidatario, adesso si chiama collocatario, non fa vedere la pagella all'ex marito e impedisce al direttore, al preside o al professore di parlare con l'ex marito, quello deve fare una causa, doveva fare una causa in tribunale per prendere un pezzo di carta. Io feci una manifestazione davanti al Ministero dell'Istruzione e ha scritto io la circolare, la Moratti pochi mesi dopo fece la circolare, tutti gli italiani hanno in pratica una legge che circolare che tutti i bambini hanno il diritto di amare due genitori e quattro nonni anche a scuola, perché a scuola possono avere la pagella e la professione. Facciamo i mini Oscar, ecco, questa è bellissima, i mini Oscar. Io da 6 anni do questa statuetta, quest'anno alla Camera dei Deputati l'abbiamo data, 3 anni al Senato, a persone famose e sconosciute che hanno fatto qualcosa di utile agli altri. Abbiamo premiato quest'anno per esempio il presidente dell'Uruguay perché il 90% del suo stipendio lo dà ai poveri, cioè è l'unico al mondo, e io l'ho premiato e tutti a ridere di me, dicevano che il presidente della nazione deve ritirare il premio, ho mandato il ministro alla Camera dei Deputati a ritirare il premio. Abbiamo premiato persone sconosciute che aiutano i poveri, cioè è bello di mettere sullo stesso livello quelli che vivono per gli altri, non solo per loro stessi, e metterli insieme da Carlo Verdone, anche lui l'abbiamo premiato per il film che ha fatto, la Federica Sciarelli, Costanzo, tante persone conosciute, ma sconosciute sullo stesso livello, una cosa strepitosa, bellissima, che vedi anche gli ambasciatori che vengono a ritirare il premio e accanto a loro c'è un operaio qualsiasi sconosciuto che nel suo piccolo ha fatto qualcosa di utile per gli altri. Io sono contentissimo, questo premio è un orgoglio per tutti noi, e volevo, per non dimenticare sempre il derby, noi avevamo intenzione di lanciare questa proposta e mi auguro che voi, insieme a Fabrizio Pacifici, con i suoi eventi bellissimi che fa con il premio Sette Colli, di chiedere ai calciatori, domenica 22 marzo, la festa del papà è il 19 marzo, quindi pochi giorni prima, però la settimana prima del 19 marzo, se il capitano della Lazio e della Roma entrano in campo con la maglietta papà c'è col cuore al centro, che non è un'associazione, una cosa in vendita, è uno slogan, che il papà esiste, papà c'è e va rispettato. Ora, se questo esempio vogliono farlo, vogliono darlo a tutti, che la festa del papà va onorata anche sportivamente con questa maglietta, tutti quelli che vanno allo stadio sono principalmente uomini, quelli che giocano sono uomini, sono papà, sono separati, non separati, ma sono papà. Se entrano in campo con questa maglietta fanno vedere a tutto il mondo che il papà esiste, anche in Italia esiste, che non è denigrato, messo da parte, è un genitore di serie B. Il papà merita rispetto perché i figli meritano rispetto di amare due genitori e quattro nonni. Scusate, il monologo. Grazie Giorgio. Allora, qui stasera ci sono